Ansa Voice. L'arma dei carabinieri offrì un contributo prezioso alla causa della resistenza e della guerra di liberazione. Dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 visse uno dei periodi più difficili della sua lunga storia. Si contarono alla fine 2.732 carabinieri caduti, 6.521 feriti, circa 5.000 deportati dalle regioni del centro e nord Italia nei campi di lavoro in Germania, Austria e Polonia come internati militari italiani. Questa è La Cosa Giusta, il podcast dell'ANSA di Melania Di Giacomo in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Alla proclamazione dell'armistizio, in tutta Italia, i carabinieri reagirono senza risparmio all'occupazione tedesca, andando a ingrandire le nascenti formazioni clandestine. Ci aiuta a raccontare questa storia il generale Antonino Neosi, direttore dei beni storici dell'Arma dei Carabinieri. Non si risparmiarono i carabinieri impegnati nella difesa di Roma, dove tra l'8 e il 9 settembre, per contrastare l'ingresso di due divisioni tedesche in città, un battaglione di allievi prese parte ai combattimenti della Magliana, nel corso dei quali perse eroicamente la vita il capitano Orlando De Tommaso e con lui tanti giovani carabinieri. Non si risparmiò sicuramente il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, comandante interinale della stazione di Torre in Pietra, che il 23 settembre a Torre di Palidoro, nei pressi di Roma, offrì la propria giovane vita in cambio di quella di 22 suoi concittadini, vittime di una rappresaglia nazista per un presunto attentato. Il 25 settembre 1943 a Bosco Martese, nel Teramano, i carabinieri, con l'appoggio di soldati, civili, prigionieri di guerra, internati fuggiti dai campi di concentramento, affrontarono la prima battaglia in campo aperto contro le truppe di occupazione. Poi ci sono state le quattro giornate di Napoli, un'insurrezione popolare che dal 27 al 30 settembre portò alla liberazione del capoluogo campano prima ancora dell'ingresso degli alleati. La rivolta aveva avuto la sua scintilla pochi giorni prima, il 12 settembre, nell'eccidio di Teverola, quando i 14 carabinieri della stazione di Napoli Porto, dopo essersi prodigati per la difesa del Palazzo dei Telegrafi, furono attaccati dalle truppe tedesche e al termine di una accanita resistenza costretti ad arrendersi. Vennero trucidati a colpi di mitragliatrice. Il 7 ottobre 1943 viene ricordato per la deportazione dei carabinieri di Roma, che fu preludio al rastrellamento degli ebrei nel ghetto romano il 16 ottobre. Furono disarmati e catturati oltre 2.000 carabinieri. A loro sono dedicate le pietre di inciampo poste davanti alla caserma allievi dei carabinieri di Roma, nel quartiere Prati. Molti passarono dal campo di transito e smistamenti della caserma Rosse di Bologna. Ancora oggi la lapide all'ingresso ricorda: cominciarono ad arrivare prima i carabinieri, poi i civili strappati con la forza dalle loro famiglie, privati delle libertà, ma non della dignità, transitarono a testa alta per caserme rosse verso i lager di Hitler, dove combatterono l'ultima battaglia. Nel corso del 1944, la partecipazione dell'arma alla lotta di liberazione si caricò di eventi tristemente noti, come l'eccidio delle fosse ardeatine. Il 23 marzo, l'esplosione di un ordigno fatto brillare a Roma in via Rasella da un elemento del gruppo di azione partigiana e la morte di 33 militari tedeschi provocò la reazione del comando tedesco, che ordinò la fucilazione di 10 italiani per ogni tedesco ucciso. L'eccidio ebbe luogo il giorno successivo alle fosse ardeatine. Tra le 335 vittime, ben 12 erano militari dell'arma, tutti appartenenti al fronte clandestino della Resistenza e già arrestati dalle SS germaniche, che invano li avevano torturati perché rivelassero i piani e i nomi dell'organizzazione partigiana dei carabinieri. Ovunque in Italia presero vita formazioni clandestine guidate e alimentate da carabinieri. Le più note furono la Banda Gerolamo del maggiore Ettore Giovannini a Milano, il contingente R, comandato dal colonnello Carlo Perinetti, che si pose alla testa delle truppe americane di liberazione entrate a Roma il 4 luglio, e il fronte clandestino costituito a Roma dal generale Filippo Caruso in vista della liberazione della città. Rodolfo Lai, classe 1928, nome di battaglia Rudi, è stato un partigiano combattente, figlio di un carabiniere. Gli è stata conferita come gregario la croce di guerra. Il padre Antonio era uno degli uomini del generale Caruso. Questa banda era divisa in due. Una che doveva solamente attingere informazioni e dare informazioni.
carabinieri erano in contatto col Corpo di Liberazione Nazionale, mentre l'altro gruppo era adibito ai sabotaggi, no? Soprattutto ai sabotaggi guerriglia, corpo a corpo. Furono tanti gli episodi di eroismo, come il sacrificio del maggiore Pasquale Infelisi a Macerata, quello del carabiniere Vittorio Tassi, capo di una banda partigiana in Toscana, e quello del tenente Giarnieri alla guida della compagnia Carabinieri Partigiani attiva in Veneto. Durante i combattimenti, alla fine del settembre 44, morirono 18 carabinieri e il tenente Giarnieri venne fatto prigioniero dai tedeschi. Fu torturato per 2 giorni nel tentativo di estorcergli delle informazioni, prima di essere impiccato pubblicamente. Un episodio che ricorda quello di Salvo d'Acquisto è quelli dei martiri di Fiesole, con la fucilazione il 12 agosto 1944 da parte dei nazisti di 3 carabinieri che si consegnarono al plotone d'esecuzione per salvare la vita a 10 ostaggi innocenti. Fra i carabinieri comandanti di unità partigiane va ricordato il brigadiere Alberto Araldi, che col nome di battaglia Paolo aveva il comando della 3ª brigata della divisione partigiana Piacenza, del tenente dei carabinieri Fausto Cossu. Cadde anche lui nelle mani dei tedeschi mentre tentava di catturare un capo nazista di Piacenza, responsabile di rappresaglie e crimini di guerra. L'impegno dell'arma non fu circoscritto al territorio nazionale. I carabinieri lottarono contro gli invasori anche in Albania, Grecia e in Jugoslavia. A Cefalonia, dove all'indomani dell'armistizio le unità italiane si trovarono isolate e prive di rifornimenti, il sottotenente Orazio Petruccelli ammainò la bandiera tedesca sulla piazza di Argostoli, issando quella italiana. Verrà fucilato insieme ad altri 2 ufficiali, 18 carabinieri e altri commilitoni della divisione Acqui. L'8 dicembre, a Branova, in Slovacchia, il carabiniere Filippo Bonavitacola affrontò il plotone di esecuzione per non aver voluto calpestare gli alamari strappateli dai nazisti. All'ufficiale che comandava il plotone di esecuzione e che gli si era avvicinato per bendargli gli occhi, sferrò un violento pugno ed esclamò: «Non occorre che mi bendiate gli occhi, sparate!». A Stiegenharz, in Germania, il 13 aprile 1945, 26 soldati, dei quali 16 carabinieri del primo e del secondo battaglione mobilitato, catturati ad Atene e condotti nei campi di lavoro della Sassonia, furono vittime di una feroce rappresaglia, i cui particolari sono noti attraverso il racconto dell'unico superstite, il carabiniere Mario Bianchi, che, sfuggito miracolosamente all'eccidio e rimpatriato, portò con sé foto e ricordi dei suoi commilitoni da consegnare agli inconsolabili parenti. Per l'enorme contributo di sangue fu tributata la bandiera dell'arma alla medaglia d'oro al valor militare, mentre agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri, distintisi in modo particolare nella resistenza e nella guerra di liberazione, furono complessivamente concesse 732 ricompense al valor militare individuali.